siamo per una che vola, ce n'è un'altra che trema. Aversa e Caserta continuano a percorrere le strade impervie della serie cadetta, ma sono ancora i ragazzi di Sergio Di Meo a portare in alto il nome della Campania. Nelle ultime tre gare la Sigma ha incontrato in sequenza Siena, Tuscania e Castellana. Per dirla in una sola parola, la vetta del girone bianco. Un trist di gare terribili che avrebbe abbattuto qualunque delle squadre che partecipano a questo campionato, ma che invece ha esaltato in tutto e per tutto Libraro e compagni. In una settimana tre tie break da paura, 15 set da infarto, tutti combattuti da veri leoni dell'arena, che hanno fruttato un bottino di 4 punti d'oro accompagnati dalla loro di aver affrontato sempre a testa alta, con l'umiltà delle grandi squadre, le corazzate del girone. Al Palaia Cazzi lo scorso 8 dicembre se ne sono viste di tutti i colori. Il quinto parziale passerà alla storia come quello della sequenza dei muri shock di Mario Giacobelli, che hanno letteralmente stordito la Mauris Tuscania e portato i Normanni alla vittoria. Domenica scorsa invece i campani hanno fatto visita a quella che fino ad allora era la prima della classe, Castellana Grotte. Un'altra guerra, un'altra battaglia contro signori del calibro di Cazzaniga e Moreira, che Aversa ha perso solo ai vantaggi nel quinto set. Ma dove vogliono arrivare questi ragazzi firmati Sigma? Dal sogno alla strada, Libraro e compagni questa settimana continueranno a macinare chilometri. Prossima tappa Mondovì, domani c'è la prima di Coppa Italia. Non va così bene invece alla Volalto Caserta, che nell'ultima di campionato contro Rimini si è imbattuta in un'altra sconfitta, che la relega nelle zone basse della classifica, almeno per ora. Problemi fisici di Pascucci e Persan non hanno regalato serenità alla squadra, che non ha girato al massimo. È ora di riprendere il cammino per le rosanero. Sotto l'albero ad aspettare c'è Chieri e chissà che non arrivi un bel regalo.